Ciao ragazzi e benvenuti a questo Fuck Me speciale Natale. Perché urlo? Che sto dentro la camera di te, mi rompo pure il cazzo ai vicini. Benvenuti a questo speciale Natale. Questo speciale Natale dove appunto mi avete fatto tante domande. Tantissime domande con rilevanza natalizia. Ma bando alle ciance, iniziamo subito! Elena Gemen inizia il video ballando All I want for Christmas is you. One a lot for you. Se mi viene un infarto, sapete di chi è colpa. Alexandra Grande mette una foto di Elena Grande. Tacci vostri queste foto. Carmelia Grieco, come hai scoperto che Babbo Natale non esiste? Ma in realtà l'ho scoperto un giorno, perché non lo so, avrò avuto 8 anni o magari 14, non mi ricordo. E praticamente avevo scritto la letterina a Babbo Natale. Poi però, rovistando nella borsa di mia madre, così tipo qualche giorno prima della vigilia, la trovai e lì fu veramente un duro colpo, perché chiesi a mia madre: mamma, ma questa è la mia letterina per Babbo Natale? E lei mi disse: sì, gliela sto portando. Ma mamma, Babbo Natale la viene a prendere a casa con la dritta alle renne. Luciana Di Mangiacapra: ciao Leo, qual è l'idea più folle che tu abbia mai avuto? Aprire il mio canale YouTube. E riguardo a Natale, dove vorresti trascorrerlo? Mi piacerebbe molto trascorrerlo in una baita immerso nella neve. Boh, è sempre stato il mio sogno, quello di passare il Natale sulla neve, però in una di quelle casine di legno, queste cose così. Molto figa. Sabrina Ciotola: qual è il regalo più brutto che hai mai ricevuto? E il più bello? Ciao Leo. Che abbia mai ricevuto? Ne ho ricevuti tanti che non mi sono piaciuti. Però poi c'è tipo le calzette a Natale o tipo i guanti. Questi regali possono essere fatti a uno di 24 anni. Cioè in questo caso, se mi regalassero i guanti, magari quelli touch per toccare l'iPhone, sarebbe una gran figata. Però a un ragazzino di 8 anni, 9 anni non potete regalargli un pigiama o dei guanti o una sciarpa. Il ragazzino di 8 anni vuole i giochi, vuole i giocattoli, porca troia. Il più bello è stato la PlayStation 1 nel 97, se non sbaglio. Luciana Serao: perché Babbo Natale ha le renne volanti ma non i castori volanti? Forse perché sarebbero serviti più castori, visto che le renne sono giganti. Babbo Natale è un ciccione e quindi... Viola Jack De Luca: ciao Leo, qual è stato il regalo che hai sempre desiderato da piccolo? Bella, il regalo che ho sempre desiderato da piccolo, il che significa che non ho mai ricevuto. In realtà sono tre. Allora, il primo era la moto della Peperego, quella che si guidava col piedino, tu schiacciavi quella. Il secondo era il tappeto con le strade, il tappeto quello con la città disegnata sopra. È stata una gran sofferenza. L'ultimo, che è sempre quello che ho desiderato più di qualsiasi altra cosa, non so se vi ricordate, vendevano tipo una specie di coso di plastica così, con un volante, il manubrio o con, non so, addirittura i comandi dell'aereo. E praticamente in questo, diciamo, schermetto, ovviamente però analogico, perché nel senso che era un rullo che faceva passare delle immagini, ma non era nulla di digitale, erano dei disegni. E tu guidavi e si spostava, e quello è stato il sogno che, ti giuro, se lo trovassi adesso me lo comprerei. Eleonora Perrotta: sei consapevole di essere tu stesso il regalo sotto l'albero più richiesto negli ultimi tempi? Ciao Bono. Really? Ale Bosco: come passerai il Natale Capodanno? Amici o parenti? Quando eri piccolino castorino, che si travestiva da Babbo Natale? Leo, dimmi che vieni di nuovo a Torino, ti prego. Allora, sì, certo che torno a Torino. Passerò il Natale con i miei genitori e il Capodanno non ne ho la più cazzo di pallida idea. Il Natale con i parenti, tutti quanti, nonna! E basta, perché ce n'è una sola. Da piccolino penso fosse mio padre travestirsi da Babbo Natale. Perché per fare la pancia non aveva bisogno di avere un cuscino. Signora, il cane, per favore! Eleonora J. Bove: non ho una domanda, ma fammi capitare comunque nel video, ti ritroverai senza palle. Meno male che c'ho quelle sull'albero. Siria Ninno: se per Natale ricevi un regalo che non ti piace per niente, qual è la tua reazione? Fingi che ti piaccia, molto sinceramente dici che ti fa cagare. No, io purtroppo sono uno di quelli che finge. Cioè, io faccio sempre finta che le cose mi piacciano, anche se in realtà faccio tipo... Ah! Wow, grazie, un telecomando, senza televisione, oddio, grazie mille, questo vitale, adesso diventerò il re del mondo.
Quindi sì, sono una delle quelle tipiche persone che non riesce a dire che qualcosa fa cagare, più che altro che questo regalo non ha assolutamente senso nella mia vita. Ilenia Donà, come ti vedi tra 20 anni? A parte essere sposato con Elena Grande, a parte il verbo a partire, a parte essere sposato con Elena Grande ed avere 3 castorini con lei? Ma se mi vedessi tra 20 anni così, potrei anche appendere le palle al muro. Fabrizio Bosco, hai dei rimpianti su cose che hai fatto che vorresti cambiare? Ciao Leo. Ciao Fabri, beh, in realtà io sono sempre il primo che dice che non bisogna avere rimpianti, poi però uno ci pensa un paio di volte e dice cazzo, però vedi, se non avessi fatto quella cosa o se avessi fatto quella cosa sicuramente sarebbero state diverse le cose. Elena Toscano, ti piace la pizza? Di solito che gusto la prendi? Ma in realtà io adoro la pizza in qualsiasi forma. L'ultima che ho mangiato si chiama pizza Viagra. Praticamente c'ha tonno, rucola, olive e verdure grigliate. Non è male, è un po' pesantina, cioè dopo praticamente stavo per sbrattare, però. Adele De Rosa, ciao Adi. Siccome sono costretto a fare regali a persone che diciamo non amo molto, mi consigli un regalo orrendo? Sono seria. Sono seria, buone feste. Regala un paio di calzette con un numero più piccolo, tipo le mie. Me le ha regalate mia madre. Sono natalizie! Chiara Ballerano, baciare qualcuno sotto il visco questo Natale? Sì, Gesù. Simone Mansi Banni, scusami, ma per quale motivo ancora non ti hanno chiamato per fare alcuni programmi TV come presentatore? Saresti ottimo, perché non sono raccomandato. Michelangelo Russo, farai un video con Favij? No, perché Favij mi sta sul cazzo. Oh mio Dio, De Carli, mi disiscrivo dal tuo canale. Non toccare Favij, bastardo di merda, ti ammazzo, ti segnalo il canale con tutti i video. No, scherzo, spero di fare qualcosa con Favij perché veramente è un ragazzo adorabile. Ho avuto questo periodo l'occasione di poterlo conoscere un po' di più, perché diciamo ci siamo sempre visti un po' così a cazzo. E devo ammettere che è veramente un bravissimo ragazzo e che si merita ancora di più di quello che ha. Marco Di Perna, hai già programmato quello che farai a Capodanno? Ovviamente no. Ivan Bellingeri, ah, è l'Ebola. No, io ho la PlayStation 4 in realtà. Michele Del Vecchio, spero che almeno questa volta mi rispondi, Leo. Sei mai stato friendzonato? Qual è stata la relazione più lunga con una ragazza? Chi preferiresti tra Ariana Grande, Selena Gomez o Nicki Minaj? Ciao, grandissimo, un beso. Allora, Cicco. Allora, sono mai stato friendzonato? Friendzonato no, però ci ho preso tante quelle buche che sono diventato un groviera. Qual è stata la relazione più lunga con una ragazza? 3 anni. E mi vorrei suicidare. Chi preferiresti tra Ariana Grande? Ma che cazzo di domanda è? Ariana Grande, Selena Gomez e Nicki Minaj? Ovvio che Nicki Minaj. No, scherzo, Ariana Grande. Giorgia Momente, come deve essere la tua ragazza ideale? Deve avere una terza di reggiseno, chiappette sode e senza denti. No, scherzo, è brutto pensare alla ragazza ideale. Cioè, io penso che quando scatta la scintilla, scatta la scintilla. Uno può essere alta, bassa. No, forse alte per me è un po' un problemino, visto che sono 1,74 m. Devo, per baciarla devo prendere la scala. Amore, un macchino. Amore, vieni qua, Elisabetta Lyon. Ciao Leo, metaforicamente parlando, se ti trovi in una situazione insostenibile, scenderesti a patti morali contro la tua natura pur di uscirne? Scusa, ma questo potrebbe essere il Natale peggiore della mia vita, o l'ultimo. Ma io penso che bisogna patteggiare con chiunque. L'importante è sempre avere alta la dignità. E tenere alta la dignità non significa che bisogna essere orgogliosi, Davide Fiorentino, una cosa che non sai fare e che vorresti imparare? Non so fare tantissime cose e vorrei imparare a fare tantissime cose. Manuel Della Cruz. Fuck, prova a fare un pezzo di beatbox. Mi puzza il culo. Berap Fantabbo, un luogo che ti piacerebbe visitare, anche straniero. Mi piacerebbe molto andare in Scozia, perché sono un amante del Medioevo, ragazzi. Sono un amante del Medioevo. Anche se non è stato, diciamo, il periodo migliore per l'essere umano. Enrico Giuliano, ciao Lea, che consigli daresti ad uno youtuber che ha cominciato da poco? Di divertirti, di non smettere mai di farlo, perché sennò poi diventi un rompicoglioni morto di fama. Massimo Tisci, fuck, ciao Leo, come ti vedi a 40 anni? Un abbraccio, sei un grande. Massi, oddio, che cazzo non so. Ci arriverò a 40 anni, speriamo. Angelica Asia Potenzieri, hai già mangiato il panettone? Se sì, quale preferisci, tra il pandoro e il panettone? Un abbraccio, ma in realtà io vado a giorni alterni. Un giorno mi piace il pandoro, forse il pandoro un po' di più, ma il panettone senza canditi. Perché? Ma io dico, un video messaggio per le aziende che fanno i panettoni. Ma che cazzo ce li mette da fasti, canditi che fanno cagà? Fanno cagare, come se dentro la Nutella ci metti il prezzemolo. Fa cagà! Se tu mi rovini il panettone, io il panettone non lo mangio, mangio il pandoro, anche se in realtà mi piace l'uvetta. Il panettone in sé per sé è molto buono, ma se tu ci metti i canditi, tu, non so, qualsiasi azienda che fa ste cose, non ce li mettete, ma chi se li mangia?
Matteo Scimeru scherma: Leo, bevi la Coca-Cola con il naso e poi dici porco schifo, è uno sballo, mi piace. Non ho la Coca-Cola perché la Coca-Cola gonfia lo stomaco. Ah, porco schifo, che sballo, mi piace. Luigi Catino: da piccolo che regali preferivi e ora quali preferisci? Salutami. I buoni per i negozi d'abbigliamento. Eric Cook and Brienza: ti piace il Natale, Leo? Sei un mito, ciao. Ciao Eric. Il Natale mi piace, a me non è che cambi molto, cioè è carina come festività, per stare un po' tutti insieme, il calore, i regali, i soldi da spendere a cazzo per quelle persone che odi. Lorenzo Bevacqua: hai mai ballato breakdance? Comunque sia, sei il migliore. No, allora sono il migliore perché ho ballato breakdance. Sì, ho ballato breakdance per tanti anni, ragazzi. Adesso se ballo sembro una polpetta con le gambe, però. Federica Spinadin: se non fossi nato a Civitavecchia, dove vorresti essere nato? Ciao Fede, sarei voluto essere nato a Roma. Ecco, mi sarei accontentato della grande Roma. Riccardo Madigi: puoi dirmi se sei cristiano o se lo sei vai col castoro a urlare amen in strada? Non ci sono virgole in questa frase. No, in realtà sono ateo. E quindi, che cazzo urlo? Elio Bongiovanni: hai mai scorreggiato durante un video e hai dovuto tagliarlo? PS, come si dice a Napoli? Sì, o meglio. Ciao Elio, grazie mille. Ma no, se avessi scorreggiato durante i video l'avrei lasciata sicuramente. Angela Barbarisi: hai mai scorreggiato mentre stavi baciando la tua ragazza? Se sì, com'è stata la sua reazione? Se no, hai mai scorreggiato in pubblico? Ciao Angela, ti stimo. Anch'io ti stimo perché non capisco, in queste ultime due domande mi avete chiesto delle scoregge. Siete così pervertiti. Diciamo che ho scorreggiato in tutte le situazioni. Non è che mi faccio molti problemi. E lo dico, lo ammetto, perché è la cosa migliore. Tanto se mi era scorreggiato, scorreggio. Se sente la puzza e se capisce che sono stato io, faccio la figura di merda. Se invece dico, ragazzi, guardate che ho scorreggiato, è più giustificato. Giulia Righi: se il jet privato di Ariana Grande dovesse cascare proprio sul tetto di casa tua e dovesse perdere la memoria, che cosa le diresti? Riguardo al Natale, se ti regalassero qualcosa che non ti piace, che faccio, cosa dire, faresti? Ciao, ciao, ciao Giulia. Se cadesse il jet di Ariana Grande sul tetto di casa mia, sicuramente farebbe almeno 150 morti. Più che rincoglionirla e dirle che è la mia ragazza da 8 anni, mi farei dare il suo conto bancario per pagare le onoranze funebri della strage che ha fatto. Poi però magari me la bomberei. Volentieri. Mario Imperatore: perché tutto attaccato si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato? Sei grande, lei va a faccia un cazzo. Mario, perché quando stavano costruendo la grammatica italiana queste non ci avevano un cazzo da fa. Simona Jackers Masino: la tua reazione quando vinci a tombola o a carte? Nonna, zia, mamma, papà. Zio, 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 zio. Kadijam J. El Gumairi: ho fatto una bella figura di merda col tuo nome, è vero, ma non ti preoccupare, va tutto bene. Sei di quale orientazione? Orientazione sessuale! Si dice orientamento. E comunque mi piace la filosofia. Molto importante. Matteo Spavone: se una persona eventualmente rispondesse yeah, I'm going to fuck you, cosa diresti? Direi ah, tua madre. Serena Medri: mangi pesce? Sì, non troppo, ma... Lodovico Sforza: Leo, ti volevo fare gli auguri a te e a tutta la community italiana di YouTube. Sai, vorrei conoscerti per abbracciarti, per dirti che ogni volta che esce un tuo video mi strappi un sorriso e mi rallegri le giornate ogni volta. Grazie Leo di tutto quello che mi hai dato, perché tu hai dato senza chiedere in cambio in questo tempo. Un abbraccio grandissimo e buon Natale. Ai, mi fate commuovere. Sto facendo una lacrimuccia. Bene, io allora con il commento di Lodovico colgo l'occasione per farvi gli auguri a tutti quanti. È stato un anno molto importante per me, ci sono state tantissime soddisfazioni. È uscito il mio libro con Mondadori, che ha venduto più di 10.000 copie, quindi per me è stata una grandissima soddisfazione. E abbiamo fatto tante cose, ci siamo incontrati. Quando capitano delle occasioni molto grandi, dei lavori molto grandi, progetti molto grandi, allo stesso tempo uno deve abituarsi a questi cambiamenti. Quindi poi persone che entrano a far parte della tua vita, persone che escono dalla tua vita, fatto di traslocare da una casa all'altra, vai, stacchi, riattacchi, ti muovi, viaggi per lavoro, soddisfazioni, delusioni. Diciamo che penso che il 2014 sia stato uno degli anni più importanti della mia vita. Quindi niente, io colgo l'occasione per farvi tantissimi auguri, vi auguro tantissima felicità. Non vi buttate mai giù, siate sempre forti. Poi sembra un po' il Papa quando dico queste cose. Siate sempre un po' forti. E so che non è facile, a qualsiasi età ognuno di noi c'ha i problemi. Dai 0 ai 99, come scritto sui giochi. Grazie per tutto quello che fate per me, senza che io vi chieda nulla, perché quello che faccio io lo faccio per divertimento e voi lo fate perché vi divertite. Quindi penso sia la cosa più bella che possa capitare. Se non siete iscritti a questo canale, fatelo. Se vi va, condividete il video. Voglio farvi una domanda prima di chiudere tutto quanto. Che cosa vorreste trovare sotto l'albero di Natale? Ciao ragazzi, un bacione, ciao!